La nostra ospite ci racconterà il mondo delle web serie. Tutto è nato da una tesi di laurea che Chiara mi ha chiesto tre anni fa, poi da quella tesi, da quell'ottima tesi, è nato un blog che parlava di web serie quando quasi nessuno ne parlava, perché è stata pioniera nel raccontare questo mondo. È diventata un punto di riferimento in rete per questo mondo, e poi siamo arrivati anche a scrivere un libro, e quindi diciamo che il percorso prosegue. Per cui ci racconterà un po' tutti gli aspetti della filiera produttiva che si accompagnano a una modalità di girato che viaggia tra la pubblicità e la vera fiction, il cinema, e quindi credo che sia un ottimo aspetto da raccontarvi, e poi credo che sia sempre, per così dire, lo banalizzo, bello, diciamo così, avere qualcuno che ha fatto il percorso CIM e poi viene qui in altra veste, in una veste anche più professionale. Cedo la parola a Chiara. Allora, le web serie in realtà tutti hanno le loro opinioni su cosa siano, cominciano anche a esserci opinioni abbastanza contrastanti, per cui ognuno vuole dire la sua. Secondo me in realtà una web serie non è semplicemente, come dicono in tanti, una serie televisiva trasmessa su internet, perché se così fosse allora anche tutte le serie TV che mi guardo in streaming dovrebbero essere considerate tali, secondo questa logica. Invece è una serie che è creata, quindi è una storia suddivisa in puntate o episodi, che è creata appositamente per essere fruita attraverso il web. E poi ci sono anche qui varie opinioni, c'è chi dice che basta che sia una storia suddivisa in episodi, fruibile solo su internet, e altri invece che dicono che per essere considerata web debba sfruttare caratteristiche che sono proprio solo della rete, per esempio la possibilità del cliccare un personaggio e decidere che vada avanti lui con quella storia e non un altro, oppure entrare a far parte noi stessi della storia scrivendo i commenti, come è successo con una webserie ormai vecchia nel 2011 che si chiamava Lost in Google, dove gli spettatori scrivevano i commenti e lì poi, in base ai più belli, ai più divertenti, anche ai più nonsense, venivano inseriti nella storia con scene anche abbastanza dichiarate. Usciva proprio il commento dell'utente che diceva: voglio che Proxy mangi una banana, e lei tirava su una banana e diceva: mi hanno detto che devo mangiare una banana, e si metteva a mangiare una banana. Quindi le opinioni su cosa siano le web serie sono tantissime, però di fatto tutti abbiamo visto le serie TV, tutti vediamo serie TV, quindi una web serie per noi che siamo stati abituati, almeno a quanti anni avete? All'incirca? Siete 94? 4. Wow, quanti anni avete? 20? No. Ok, quindi voi vi ricordate l'era tra YouTube, vero? Più o meno? Noi siamo stati abituati alle serie TV prima di internet, però abbiamo vissuto la transizione, quindi abbiamo cominciato a fruirle online praticamente subito, appena siamo stati capaci di accendere un computer. Quindi per noi le web serie sono molto facilmente confondibili con una serie TV in streaming. Perché? Perché forse avete fatto anche questo in un esame, le web serie sono uno degli strumenti della convergenza delle tecnologie, cioè sono uno di quegli esempi che dimostrano come la televisione e internet e il web non siano in realtà rivali, ma siano due modi di comunicare, di raccontare storie che stanno confluendo e si stanno influenzando tra loro. Ecco perché abbiamo poi prodotti come Il Candidato, che erano stati pensati per il web e in realtà sono stati perfetti su Rai, e viceversa abbiamo prodotti come Una mamma imperfetta, che è stata creata da Rai, quindi con una mentalità completamente televisiva, ma è stata realizzata per essere fruita su web, e quindi cercando di portare le logiche televisive su internet, ma senza snaturare l'anarchia del web. Okay. Allora,
Allora, non fate l'errore che fanno tanti di buttare giù una storia pazzesca e poi trovarsi senza le persone per realizzarla, senza i soldi per trovare le location, senza le location e senza magari anche la figura del comunicatore. Perché molto spesso ci sono web serie meravigliose che riescono a essere create da niente, da quel one man show che crea tutto, però poi vengono buttate online prive di una parte comunicativa, perché abbiamo ancora quella visione di internet come quel posto dove tanto prima o poi qualcuno la vede. In realtà la base comunicativa serve, perché se io pubblico una cosa su YouTube e mi limito a condividerla su Facebook, a meno che io non abbia già un seguito, non sia già qualcuno, in pochi la vedranno. Perciò è necessario strutturare un piano comunicativo e quindi, ahimè, sento che ci sono tagli a CIM molto drastici, ma CIM serviva anche a quello, a creare un piano comunicativo per progetti, come può essere una webserie. Tra voi c'è qualcuno interessato a fare ufficio stampa, per esempio, o a fare marketing per eventi? Quello che non si sa delle webserie, perché a tutt'oggi non esiste un'industria, perché nessuno ancora ci guadagna, nessuno arriva a fine mese facendo solo webserie, è che per quanto siano indipendenti, per quanto io possa mettermi a creare una webserie o lui con il suo gruppo possa creare una webserie, dietro ci sta un mondo professionale che abbiamo ereditato dal cinema, dalla televisione, e che si è pian piano adattato al web. Quindi è necessario avere figure professionali che in realtà mancano per mancanza di soldi, così come mancano quelle figure professionali che erano tipiche del cinema. Per esempio nel cinema sono fondamentali il runner, che è quello che fa tutto. Se c'è bisogno di andare a prendere la comparsa perché si è fermato il treno, prende la macchina e la va a prendere. Il regista ha fatto 24 ore sveglio, ha bisogno di un caffè, il runner prende e va. C'è bisogno di fare il richiamo di tutte le comparse per provare un attimo una scena della sceneggiatura, il runner le prende tutte, le raduna e si comincia a fare questo. Nelle webserie non c'è, è il regista che deve interrompere e cercare di risolvere queste piccole cose. Così come non c'è mai, almeno quasi mai, la segretaria di edizione, che è quella figura importantissima che deve avere un occhio perfetto per notare tutti gli errori da una scena all'altra. E quindi si hanno poi i prodotti, succede anche nel cinema ormai, che manchi ogni tanto questa figura, si vedono scene in cui c'è un portacenere vuoto e la scena successiva in cui nessuno ha fumato, quel portacenere magari è pieno o c'è una sigaretta appoggiata, accesa, e non c'è stato un collegamento. Quello è un errore, perché? Perché non c'era la segretaria di edizione e il regista non ha 600 occhi e si ritrova a dover coprire tutte figure che in realtà non dovrebbe poter, non dovrebbe, anzi, non dovrebbe coprire. Tantissimo. E da quando ho iniziato io a studiare nel 2012 il fenomeno sono aumentate a dismisura, mi arrivano almeno 6-7 mail non giornaliere ma ogni due giorni con propongo alla vostra attenzione il mio nuovo progetto. Perché? Perché sono viste come lo strumento facile attraverso cui far vedere cosa si può fare magari con poco. E sono tanti giovani interessati non solo al cinema, alla televisione, ma anche semplicemente a fare gli sceneggiatori anche per il teatro, si cimentano e provano a scrivere storie e a proporle su YouTube. A produttori nuovi non ce ne sono. E adesso cominciano a interessarsi anche adesso. All'inizio non poco, ma sempre di più. Si interessano brand molto grossi e anche casi di produzione. L'ultimo che ha fatto una webserie è Cattleya comunque è una casa di produzione italiana abbastanza importante. Magnolia ha fatto alcune webserie e adesso anche Repubblica. Questa è una domanda difficile, lo sa, perché gli altri anni ho provato a fare un grafico e a fare domande ai vari autori di webserie chiedendo quale fosse il genere che andasse per la maggiore. E in questi anni si è vista la fase zombie, che è andata al cinema, è andata ovunque. C'è stata una piccola parentesi di tendenza al fantasy, ma era troppo costoso da creare, quindi c'è stata la caduta. E invece la costante è la comedy,
il comedy drama e poi la sitcom. Io ho informato della sitcom perché è più facile, camera fissa, ci sono molte serie ispirate a camera caffè, quindi magari con un tavolo al centro, con un divano al centro e tutto quanto attorno. Però diciamo che non c'è, ci sono i periodi, non c'è una costante di genere tra per la maggiore. Perché a noi le ha trasmesse Sky e quindi noi le abbiamo vissute come serie TV. Però in realtà Netflix è una realtà web che produce contenuti che sono fruibili solo online. Quindi in teoria sono web serie, però c'è questo concetto di web serie come prodotto di serie B, prodotto per YouTube, perché sono nate lì, sono nate in quel modo, negli anni 90 hanno cominciato a sperimentare questi video fruibili solo online e quindi c'è questa mentalità in Italia soprattutto di hai fatto una web serie, bravo, hai fatto un... invece poi c'è anche chi dice no, Netflix non fa web serie perché sono semplicemente episodi di una serie distribuiti su internet perché io non posso interagire con la serie di Netflix, non posso cliccare il personaggio, quelli sono punti di vista. Per me quelle di Netflix sono una serie. Poi tanto si parla solo di serie tra qualche anno, perché se Netflix insegna bene la lezione, anche Mediaset magari inizierà a produrre per il web. In America dove già avevano la connessione cable, quindi non la nostra con 56K, hanno cominciato a dire ma forse questo web può essere non solo lo strumento con cui io invio mail e faccio cose di lavoro, può essere anche una fonte di intrattenimento per chi lo fruisce e una forse fonte di denaro per me che produco contenuti. E all'epoca ci sono stati visionari, anche tra Apple, che aveva deciso di finanziare alcune web serie, cosa che ora non fa neanche se lo supplico in ginocchio, c'erano IBM, Microsoft, Apple e altre grandi major che finanziavano questi progetti nati solitamente da menti di pubblicitari, perché fin da subito la web serie era stata vista come un io intrattengo il pubblico ma faccio product placement, faccio un branded content che gli fornisco, lui si diverte e intanto mi guarda il prodotto. Poi però la difficoltà di connessione, il fatto che non ci fosse una piattaforma come YouTube, perché YouTube arriva solo nel 2005, quindi dal 1990 sono venuti 15 anni per avere YouTube, non si poteva in realtà fruire un video, c'era soltanto QuickTime, io dovevo scaricare QuickTime, scaricare il video e poi guardarlo da desktop. Perciò hanno cominciato a ingranare molto in là. E solo la prima web serie ufficiale riconosciuta è del 95, ma in realtà è quasi 10 anni dopo che si hanno i primi contenuti e episodi, perché a un certo punto, prima di YouTube, la gente mollava, diceva chi me lo fa fare, nessuno mi guarda, non ho neanche un modo per contare le visualizzazioni, per sapere chi mi guarda. Però pian piano questo strumento si è sviluppato, siamo arrivati a YouTube, e le web serie hanno avuto poi con YouTube il loro boom più totale. Cioè, è solo grazie a YouTube che oggi noi parliamo così tanto di web serie, perché se non ci fosse stato il là di una piattaforma pensata solo per condividere video, forse avremmo avuto Dailymotion, forse, perché anche Vimeo è abbastanza snobbata, è stato YouTube a dare la svolta. Però a tutt'oggi, come vi ho detto, c'è questo tentativo, cioè ognuno vuole dire la sua, e anche gli autori, nessuno di loro sa dirvi cos'è una web serie, anche voi. Visto che la TV per adesso in Italia regna sovrana e la nostra dieta mediatica è ancora basata su quella, le web serie hanno limitato oppure no delle caratteristiche della TV. Il fatto che sia suddivisa in episodi, il fatto che io, fruitore, sia abituato a vedere questi episodi con una cadenza più o meno periodica, i generi stessi, il fatto che la storia venga raccontata in maniera lineare, quindi con una narrazione orizzontale e magari con delle narrazioni verticali che fanno da sapio, sono tutte caratteristiche che questo nuovo linguaggio narrativo, perché di fatto è questo, un nuovo linguaggio narrativo, ha ereditato dal vecchio modo di fare storia, dal vecchio c'era una volta, che è stato poi portato al cinema, alla televisione e alla fine ora il web lo ripropone a modo suo.
sono quelle fantastiche caratteristiche solo delle web serie, di cui vi ho già parlato, e le più interessanti, oltre a essere la possibilità di coinvolgere realmente lo spettatore, devi clicca, fai, decidi tu, un po' come facevano i libro gaming, decidi tu dove vuoi andare. Ci sono diverse web serie così e ce n'è una americana, ovviamente, perché in Italia non abbiamo i soldi per farlo. L'altro aspetto interessante è il come si fa, e qui credo che mi sia molto interessato. Se avete domande su come si fa, ve lo racconto. Però il come si fa non è il prendo la telecamera e giro video sulla storia che ho scritto. Il come si fa è prima prendere determinate decisioni e capire cosa si vuole fare. Quindi io so che il web è infinito, mi dà tante possibilità, ma che il mio video dipenderà dalla connessione, che probabilmente verrà visto con un cellulare. Sono circa il 91% gli utenti che fruiscono video da smartphone. Quindi questa cosa magari la devo considerare, perché se voglio fare un video interattivo, YouTube non rende cliccabili le annotazioni. Come faccio? Sono tutte valutazioni che bisogna prendere in considerazione, e considerare soprattutto che gli spettatori sono attivi, non fanno zapping, hanno gli dati, ma cercano il loro contenuto. Se scrivo una storia che ha buchi di sceneggiatura, che è troppo lenta, che per arrivare al sodo ci impiega troppo, questo spettatore magari mi abbandona subito. Perché? Perché ancora ha la visione di YouTube come un qualcosa di immediato che deve darmi una storia subito, anche magari in 20 minuti, ma me la deve dare corposa, me la deve dare che mi soddisfa, altrimenti io non ci impiego niente. Come faccio zapping, cambio canale YouTube. Questi sono i veri aspetti da considerare. E poi invece per la sceneggiatura il cinema ci insegna, perché il cinema è insegnato alla TV, quindi si ha l'idea e con l'idea si ha poi la strutturazione di una sceneggiatura che deve sempre seguire i famosi tre atti che credo voi abbiate fatto un esame di semiotica, vero? Vero? Con i principi della favola di Prop si fa ancora questo esame a cinema? Ok. Non si fa più questo esame a cinema. Ci sono queste regole che ogni narratore, ogni aspirante narratore deve più o meno seguire in maniera più o meno anarchica. Si decide poi già in precedenza come strutturare le scene, perché non si può scrivere una storia che prevede di girare nel Colosseo e poi non si può avere a disposizione il Colosseo. Quindi già scrivendo la sceneggiatura bisogna tenere in considerazione anche gli aspetti della tecnica. Tutti sostengono che una webserie si faccia esattamente come James Cameron ha pensato di girare in Titanic. In realtà anche lì dipende. Fai una webserie sitcom che va su YouTube, forse un campo lungo in una ripresa può essere non efficace, magari meglio un campo stretto, un primo piano, in una sola location. Anche lì sono tutte decisioni che, per un problema di budget, vanno prese subito appena si ha l'idea. Però ovviamente non sono regole, ognuno fa un po' come vuole e si hanno web serie create con 1.000-2.000 euro che hanno campi lunghi infiniti perché prevedono scene in cui il protagonista corre all'infinito. Quindi lì era necessario che l'utente fosse educato a vedere una corsa alla Rambo in un campo sterminato. Perché? Perché quella era la storia. Quindi una cosa che bisogna considerare se si pensa di creare un contenuto per YouTube è anche quello di considerare il pubblico, ma da un lato fregarsi di quel pubblico e indottrinarlo, dirgli ok, tu vuoi un contenuto veloce, va bene, però sei abituato alla una funzione digitale, perciò come ti spari 50 minuti di Sherlock Holmes in streaming, così ti guardi 10 minuti in cui io ne inserisco uno e mezzo in totale di corsa in un campo. Dipende anche da come si è fatti, da che storia si racconta. Però bisogna sicuramente tenere in considerazione anche il supporto visivo. Io non guarderò mai, mai e poi mai una corsa di un minuto in un campo sterminato sul cellulare, perché sono della vecchia scuola e mi dà fastidio guardare
ampie riprese sullo schermo piccolo. Che siete voi a decidere come crearla, siete voi a decidere il genere, la durata, come raccontare la vostra storia, perché gli autori siete voi. Però avete un mezzo a disposizione che è meritocratico, ma anche dannatamente perfido. Quindi decidete voi se volete raccontare una storia educando lo spettatore, dicendogli ti guardo le cose su Netflix, beh, ti guardo la mia webserie che è scritta così, dura così, e racconta di questo, oppure se adattarvi e cercare di raccontare qualcosa che va di moda. Sta a voi. Perché tanto la cosa più bella, diciamo, è il non avere capi sopra di voi, siete voi a decidere. Queste sono le cose che tutti gli autori di webserie dicono. Io l'ho fatta perché? Perché ho deciso io come raccontarmi e come raccontare la mia storia. Non avevo il brand, il capo di turno che mi diceva no, qui devi tagliare, qui devi fare così. Quindi siete semplicemente voi. E poi appunto, così come la sceneggiatura, il cinema insegna anche la fase che sta dietro a quella sceneggiatura. Ci sono le solite fasi, ma qualcuno di voi avrà avuto la fortuna di vedere da vicino un set, a parte lui. Allora, i set sono meravigliosi, cioè è come stare a Disneyland, credo, per gli appassionati, ma anche perché vedere magari uno che casca su un fazzoletto verde, perché tante volte succede questo, e poi rivedere in computer grafica che quel fazzoletto verde diventa un Grand Canyon dell'epoca dei dinosauri, è qualcosa di magico dal punto di vista di chi non fa quelle cose. Per me quello che fa computer grafica è tipo Gandalf il grigio che crea cose meravigliose. E nelle webserie succede così, ma con molti meno soldi. Quindi c'è la pre-produzione, dove si ha l'idea, si cercano le location, si scrive la sceneggiatura, si fanno i casting e poi si ha la produzione, quindi si crea finalmente quella magia cercando di non spendere mai più di 2-3 mila euro, perché per alcuni sono già tantissimi. E poi c'è la fase che interessa noi di cinema, cioè la post-produzione, ma in realtà il ruolo che ricopriamo noi comunicatori inizia anche già in produzione, cioè si comincia a raccontare che si sta facendo questa cosa. E l'importanza del buon comunicatore nelle webserie è fondamentale proprio perché il web è meritocratico ma anche perfido, e solo il buon comunicatore riesce a sormontare quella perfidia e la competitività allucinante che c'è online e a far vedere il suo prodotto. Ci sono webserie meravigliose che nessuno ha visto perché? Perché dietro non c'era un buon comunicatore. Sta tutto nell'essere dei one man show, quindi ci si fa carico di qualsiasi cosa, il regista porta anche il caffè, e a fare questo mestiere sono in diversi. Ci sono gli indipendenti, quindi quelli che tirano fuori di taschina propria, si fanno il mazzo quadro, cercano finanziamenti ovunque, cercano in qualsiasi modo di autoprodursi perché non trovano questi finanziamenti, e ci sono varie realtà indipendenti che autofinanziandosi, facendosi un mazzo quadro, sono arrivate dove sono arrivate. Accanto agli indipendenti qui non si sa bene cosa manchi, ci sono poi, io spero li conosciate, anche i Jekyll. Sì, adesso quando andrà a presentare il formaggio in televisione, si salta di qualità. E ci sono professionisti che già facevano video e li facevano molto bene, come i Jekyll appunto, e poi hanno fatto qualche webserie e si sono create queste realtà viste come professionisti di YouTube. I Jekyll, i Pills, la Buon Costume, i Caoni sono bravissimi in quello che fanno, e quando io penso a loro penso che sono professionisti del web, perché sono nati creando video online, sperimentando di intrattenimento su web, alcuni anche prima di YouTube, i Caoni forse erano attivi prima di YouTube. E poi dall'altra parte, accanto a questi professionisti del web, ci sono quelli che vi ho già detto essere i grandi brand che hanno cominciato a vedere nelle webserie degli strumenti utili, e in questi anni si sono avvicinate alle webserie Disney,
in Italia la Rai, Moviemax e anche Repubblica e Cattleya. L'ultima, cioè la prima webserie che hanno fatto loro due insieme si chiama Non c'è problema ed è ambientata a Roma ma recitata da un milanese con un accento molto imbruttito. Ve la consiglio perché è molto carina, soprattutto se siete delle mie zone, quindi Interland e Brianza, immagino di essere outsider. Non è appunto un costo. E poi ci sono anche i brand. Voi avete fatto esame con Maccarini, Margoni? Sì? No, ancora. Ancora no? Vabbè, non c'è ancora. E quando si parlava di, poi io mi ricordo l'esame del product placement, branded content, tutti quei concetti stupendi, quando ho cominciato a studiare le web serie ho notato che tantissimi brand hanno visto nel web lo strumento per farsi pubblicità a basso costo e hanno iniziato ovviamente negli Stati Uniti, tra le prime c'è stata IKEA a proporre una web serie con volti noti che lavoravano da IKEA. E pian piano è diventato uno strumento utilizzato da tantissimi altri brand. L'ultimo di quest'estate che ha fatto parlare di web serie a chiunque è stata Maxi Bon, The Gusties Make One è tornato, ma con una web serie. E invece recentemente anche Quattro Ruote ha preso l'idea di Enrico Brignano di fare una web serie sulle auto d'epoca e si è così creato un contenuto brandizzato da Quattro Ruote che racconta le auto d'epoca e che sta avendo anche un buon riscontro perché Brignano piace molto al pubblico italiano. E infine, cosa interessante, che le web serie cominciano ad essere usate dalle associazioni no profit e dalle regioni per fare promozione territoriale. E gli Icaoni sono un caso di studio ormai, sono diventati, hanno fatto due web serie per la promozione della regione toscana, una per la promozione dell'isola d'Elba, molto carina, che si intitola Elba in realtà di Napoleone ed è un fantasy che fa vedere anche tutte le meraviglie dell'isola d'Elba, e l'altro invece non credo sia ancora uscito perché l'hanno presentato a settembre, si chiama Alice Adventure in Tuscany ed è Alice nel Paese delle Meraviglie ma in Toscana ed è veramente ben pensata, molto carina, c'è il gioco di base alla storia che Alice non crede, non vuole andare in Toscana, sebbene i suoi genitori siano di quella meravigliosa regione, e non volendo lei andarci, non credendo che siano importanti quei luoghi cominciano a svanire. E poi la storia continua, ed è veramente una bella promozione per la regione toscana, molto più virale, possiamo dire, più d'effetto, rispetto a quello che potrebbe essere un normale spot televisivo. Che mi spariscono le cose? Ah, resisti. Tutto ciò voi dite, vabbè, io non sono interessata alle web serie, a parte lui, non le scrivo, e tanto cosa ci vado a lavorare a fare se soldi non ci sono. Soldi non ci sono, la maggior parte delle web serie è autofinanziata, però c'è un esempio italiano di quest'anno di web serie che ha raccimolato 23.000 euro con il crowdfunding, quindi in realtà i soldini si possono recuperare, ma se si ha una fan base o se, come si fa da sempre per il cinema e per la TV, si sa vendere bene il proprio progetto a uno sponsor pubblico o privato costruendo un buon pitch, quindi anche lì torna la figura del buon comunicatore. Qua manca anche un esame su come si fanno i pitch, vero? Sfruttarli. La cosa bella del pitch è che voi potete raccontare il vostro progetto a un potenziale sponsor, però questo è molto bello. Avete lo sponsor, vi raccontate il progetto, le vostre meraviglie, ma dall'altro lato ci sono numeri che dovete dare allo sponsor, quindi è una via stupenda quella del pitch agli sponsor, ma è una via che necessita di una buona formazione e anche di un buono studio del mezzo, di buone capacità di utilizzare il mezzo, di buone capacità anche di analisi del target, che è importantissimo anche sapere a chi ci si vuole rivolgere, perché sennò è solo tempo perso.
Quindi, siccome è molto difficile arrivare ad avere un pitch in cui dite guarda, questo è il pilot, l'ho creato con tot soldi, avete già tot visualizzazioni e sono sicuro che per il trend del mio target potrebbe andare bene, mi servono questi altri tot soldi, è molto difficile da fare. Le altre soluzioni sono il product placement, arrangiato, diciamo, sì, va dall'artigiano locale che fa la birra locale, che si dice sempre, ti garantisco queste visualizzazioni, tu in cambio mi dai soldi e io metto la tua birra in bella vista in tot inquadrature, mangio i tuoi cereali in tot inquadrature. Oppure si ricorre al crowdfunding, ma in Italia visto come perché mi chiedi soldi che già non ne ho per me, a meno che non si abbia una buona base. E poi ci sono le case di, ci sono realtà che si autocreano delle case di produzione da soli, perché in quel modo hanno di base già la strumentazione, sanno di avere magari più garanzie, però i soldi mancano sempre, a meno che non si abbia la fortuna di arrivare ad attirare l'attenzione di grosse case di produzione o quantomeno di attirare l'attenzione della regione, del comune che ci ospita e ottenere patrocini che non danno soldi ma danno location magari gratuite, permettono di utilizzare determinati tipi di strumenti a costo ridotto. Quindi fare web serie è un fare compromessi anche. Il permesso per girare in Piazza Duomo a Milano mi costa un sacco, va bene, come faccio? Cerco il patrocinio non mi arriva, vado alla Fincommission. La Fincommission è un'organizzazione che senza scopo di lucro aiuta i videomaker accelerando i tempi burocratici, cercando di ottenere sconti tra i soldi. Non dà nessuno. Chi me lo fa fare è lo fai perché hai la possibilità gratis di far vedere la storia che vuoi raccontare, che magari quella serie TV, quella canale televisivo non ti prende, non prende il tuo curriculum, non ascolta il tuo pitch. YouTube ti permette di raccontare quella storia lì, vediamo se con questa via raggiungo l'attenzione di chi mi interessa. E poi tanti che fanno web serie vogliono fare cinema, ma arrivare a fare cinema una volta forse era più facile di adesso, non sei nessuno, però sì, siamo web influencer perché abbiamo tante volte il coltello dalla parte del manico, sappiamo che su internet possiamo dire quello che vogliamo, ma entro certi limiti, perché così come io posso recensire male una serie che non mi piace, so anche che dall'altro lato c'è una persona che ha lavorato sodo, che si è autofinanziata, che ha perso nottate, insomma, ci ha messo anima e corpo, quindi sta a me. Tra i miei collaboratori c'è il cuore di pietra che distrugge qualsiasi cosa, infatti lui fa le recensioni e io faccio i pezzi carini, e perché non... avendo anche fatto web serie dal vivo so cosa vuol dire non mi senti dire mi fa schifo ciò che hai fatto in maniera pubblica. Infatti essere blogger è anche arma a doppio taglio, soprattutto quando si è blogger di nicchia come me, perché quando si comincia a conoscere tutti è difficile mantenere separato l'essere blogger dall'essere la ragazza che è andata sul set e ha aiutato a fare questo, ha aiutato a fare quello, è stata parte integrante di quella realtà. Quindi l'essere web influencer può essere, quando è una cosa di nicchia, può essere influenzato dal mondo del quale racconti. Io sono abbastanza... siamo tutti amici, voglio bene un sacco di persone che ho conosciuto grazie al mio blog, ma sanno bene che se il loro prodotto non mi piace non riceveranno mai il pezzo di contentino perché sono miei amici, verranno avvisati che il contenuto non è piaciuto. Se sono ancora interessati ad avere comunque una recensione, un articolo da parte nostra, e poi però molto 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 difficile. È la domanda che mi fanno anche i vari autori di webserie.
Per quanto la web serie vada online, non bisogna dimenticarsi dell'offline e anzi sfruttarlo per portare online l'utente. Perché se la web serie Una mamma imperfetta è arrivata all'orecchio di mia mamma, che non sta su YouTube, che su internet guarda le ricette e cerca viaggi con la mia assistenza, perché appena riesce un pop-up pensa che il computer esploda, vuol dire che Rai ha fatto una comunicazione perfetta, non dimenticandosi che era sì un contenuto che andava online, ma che era ovviamente targetizzato per la mamma e che il suo pubblico non è online, che il suo pubblico guarda la TV, il suo pubblico magari ancora legge il giornale, e quindi di Una mamma imperfetta se ne è parlato di più offline che online. Il piano comunicativo di una webserie deve tenere in considerazione proprio questo, che sì, ormai è tutto digitale, ormai siamo tutti online, siamo iperconnessi, però il foglio flyer, la piccola locandina con il QR code che mi porta al canale YouTube, distribuita nelle bacheche universitarie piuttosto che nelle biblioteche, lasciata in giro, portata in festival, mi dà la possibilità di far arrivare il mio contenuto al fan del cinema d'essè che la domenica si guarda un film in lingua russa nel piccolo cinema della provincia di Pavia, oppure mi porta sul canale l'insegnante di comunicazione web che mi dice: ah, però magari avete bisogno di un aiuto per questa cosa, perché il web è anche questo, io collaboro con tante realtà perché la comunicazione è stata fatta così bene che mi è arrivata offline e io l'ho intercettata dicendo: avete bisogno di aiuto, vi aiuto io. Poi online non mi ricordo, non so che esame ancora facciate, ma un esame l'ho fatto io in CIM, mi ha devastato il cervello con il concetto di integrazione delle piattaforme e come un piano comunicativo ad oggi, soprattutto per un contenuto come può essere una webserie, deve prevedere l'integrazione di piattaforme. Perciò se io ho il canale YouTube e ho la pagina Facebook, non devo semplicemente condividere il contenuto su YouTube, su Facebook, scusate, ma devo utilizzare le tab alat, devo integrare queste due piattaforme nel blog o nel sito di riferimento, e tutto deve essere perfettamente raggiungibile con un solo click da me utente che sono pigro e non ho nessuna voglia di andare a cercarmi il canale YouTube perché è mal indicizzato, o di digitare il vostro nome sulla pagina Facebook e trovare altre 6 serie che hanno un nome simile. Quindi è molto difficile fare un piano comunicativo per una web serie, soprattutto perché tutti pensano che tanto qualcuno la vedrà, tanto Facebook ora ha inserito i video con le visualizzazioni automatiche, le visualizzazioni le raccolgo così. In realtà no, perché quelle di Facebook sono visualizzazioni fasulle, perché il video parte in autoplay e quindi io comunicatore non ho le statistiche esatte. YouTube per contro si blocca, non so se lo sapete, a 351. Quindi fino a 351 visualizzazioni il mio video andrà su a bomba, poi si blocca perché a 351 o 315, 351, sento un sussurrare, 351, 321, 315, no? Mi sembra 351, lì YouTube controlla per vedere se sono visualizzazioni veritiere, ossia se il video è stato visto tutto dall'inizio alla fine. Fino al 351 sono anche solo il primo play e poi lo stop. Dopo il 351, se il video non va avanti, il vostro contenuto non sta girando, quindi non lo sta vedendo nessuno, quindi voi non state facendo una buona comunicazione. E allora dovete reimpostare un piano comunicativo, partendo a quel punto da YouTube, perché è lì che vi interessa portare le persone. Così come vi interessa moltissimo analizzare le insight di Facebook e capire qual è il vostro target, a che ora si collega, in modo anche da creare poi quello che è derivante dalla logica del palinsesto, quindi un calendario e un piano editoriale per pubblicare i vostri contenuti
negli orari in cui c'è il vostro target collegato e creare quella fidelizzazione che solo con un buon piano comunicativo e con costanza si può creare. Invece io vi dico che non solo la Disney ha fatto la loro serie, però forse se Disney fosse stato vivo e anzi se ci fosse stato il web quando Disney era in vita e lui l'avesse probabilmente visionario come era, inquadrato fin da subito come strumento per creare una serie, probabilmente oggi non saremmo qui con mille dubbi a chiederci cosa è una web serie, quanto deve durare, questa deve essere considerata web serie, questa no. Quindi se Disney fosse vivo l'avrebbe sì prodotte, probabilmente avrebbe anche chiarito un attimo fin da subito la questione web serie.